del terzo circolo, non fa niente. Io veramente ho pensato a Watch, ma faccio detto, se non lo prendi, perché dovrei ripetermi con le cose che vengono, che sono state dette, no? Ovviamente. E intanto veramente un pensiero va alla maestra, ecco, maestra con la M maiuscola, che anch'io ho conosciuto e che ricordo in maniera proprio splendida. Un ringraziamento anche alla famiglia che ha voluto ricordarla insieme a noi ogni anno, ed è un appuntamento straordinario questo, quello di incontrarci tutti, le istituzioni, le famiglie, i ragazzi, che vedono nella scuola ovviamente anche un momento nel quale proprio vengono gratificati, no? Quando come Simone o come gli altri bambini che sono stati premiati si impegnano. Sono determinate, io più che la rabbia, cosa che non posso sfuggire, no? Ci avevo augurato che non ci fosse. La determinazione, e questi ragazzi, almeno da come è stato detto, sono determinati, determinati nel raggiungimento dei loro obiettivi, che per adesso per loro sono grandi, come saranno quelli dei 14 anni, quelli dei 18, e poi ancora, perché la vita comunque pone sempre degli obiettivi da raggiungere, e che noi speriamo, Simone, che tu possa raggiungere sempre così come hai fatto. Dicono che dietro un grande uomo c'è una grande donna, dietro un grande bambino c'è una grande famiglia. Anche una maestra. Perché io la famiglia la conosco, l'altro figlio è stato alunno mio e posso garantire che, diciamo, sono veramente genitori eccezionali. Così come, diciamo, chiesa e scuola sono il fulcro di ogni manifestazione, senza considerare ovviamente poi tutto il resto, però la chiesa, stanno proprio vicini tra l'altro, basterebbe proprio un ponte ideale che li unisce, anche noi lì abbiamo il teatro del quale ci serviamo quando è necessario, c'è una bella collaborazione, quindi anche Don Francesco penso che oggi sarebbe felice se fosse qui e vedesse che Simone, come i suoi genitori che partecipano comunque a tutte le attività della Chiesa, sono persone veramente espressive. Vero? Sì, io non posso dire. Attraverso Simone, proprio per l'impegno, la determinazione, come ha detto la signora Danila, nel portare avanti i suoi impegni, ecco, ci auguriamo che di riuscire a raggiungere quello che la signora Anna è stato poi non solo a scuola ma nella vita comunque. Grazie.